Allora, buonasera a tutti, un caloroso saluto a tutto il pubblico che è collegato sui canali YouTube e sulle pagine Facebook del Comune di Busseto e del Coro dell'Opera di Parma e un caloroso benvenuto nell'Oratorio della Santissima Trinità di Busseto dove tra pochi minuti daremo il via ad un concerto intitolato in modo molto suggestivo Nozze Verdi ed è voluto per celebrare quello che proprio oggi è il 185esimo anniversario del matrimonio tra Giuseppe Verdi e Margherita Barezzi, figlia del suo mentore che sposò proprio il 4 di maggio del 1836. Quindi molto carina questa idea di volerlo ricordare proprio oggi. Di solito di Verdi si celebra la giornata della nascita, in ottobre si celebra quella della morte in gennaio, ma questa è una novità e speriamo che possa d'ora in poi essere annoverata negli appuntamenti musicali, soprattutto della città di Busseto, per ricordare il grande compositore. Questo concerto segna anche l'apertura della rassegna Verdi l'Italiano, di cui tra poco parleremo, e vedrà come protagonisti il soprano Silvana Froli, il basso Riccardo Zanellato, l'arpista Carla Te, il coro naturalmente dell'Opera di Parma, accompagnati al pianoforte del maestro Roberto Sidoli. Tutti saranno diretti dal maestro Sebastiano Rolli. Proprio a Rolli va un particolare ringraziamento perché, come capita nella storia del teatro, è riuscito a sostituire, quindi si è reso disponibile per una sostituzione dell'ultimo momento nei confronti del maestro Fabrizio Cassi, che purtroppo non può essere con noi qui questa sera, è stato vittima di un piccolo infortunio, ma lo salutiamo e gli auguriamo al più presto di tornare operativo. Ecco, comunque, ripeto, lo salutiamo e avrebbe voluto tantissimo essere qui nella sua Busseto, ma non è potuto essere qui. Comunque lo salutiamo. Il concerto è stato voluto e organizzato dal Coro dell'Opera di Parma, in collaborazione con il Comune di Busseto e anche il Lions Club, che è sempre molto vicino sia all'amministrazione che insomma anche al coro dell'Opera di Parma. Allora io vorrei qui al mio fianco il sindaco Giancarlo Contini, il vice sindaco Gian Arturo Leoni, venite pure, e anche il parroco Don Luigi Guglielmoni, perché siamo di fatto a casa sua qui. E quindi buonasera a voi. Allora intanto Verdi l'Italiano, oggi è l'apertura. Sì, oggi è l'apertura di Verdi l'Italiano e non poteva esserci momento migliore, perché oggi ci troviamo in questa stupenda cornice che è stata recuperata recentemente, tra l'altro non soltanto al culto, ma quanto possiamo vedere anche alla musica, alla buona musica. Ecco, questo è un momento importante perché superiamo e andiamo oltre le difficoltà che ci hanno accompagnato in tutti questi anni. Avevamo chiuso, lo diciamo prima col sindaco, con la cittadinanza onoraria Ezio Bosso. Oggi ricominciamo da questo luogo stupendo con questi artisti di prim'ordine e non possiamo che come amministrazione ringraziare i Lions, ringraziare Don Luigi Guglielmoni che ci ospita, il Coro dell'Opera, e penso che possiamo anche prendere l'impegno che questo può essere il primo di una serie che tenderà a ripetersi. Il 4 di maggio vorremmo sempre tornare qui e offrire, magari col pubblico la prossima volta, un evento musicale, non soltanto ai bussetani, ma a tutti quelli che ci possono vedere o ascoltare oggi in streaming. Grazie vice sindaco e grazie anche al sindaco. Siamo con invece Don Luigi Guglielmoni. Questo è proprio l'altare, no? dove Verdi ha sposato la sua fidanzata Margherita, perché si erano fidanzati proprio nell'aprile, di pochi giorni prima delle loro nozze, e quindi poi magari sarà anche posto un mazzo di fiori bianchi per ricordare questo momento in cui un'unione d'amore fu suggellata davanti a Dio, insomma, e questo è stato veramente un'unione d'amore, purtroppo terminata presto la morte di Margherita a soli 26 anni. Sì, siamo nel mese di maggio e hanno scelto volutamente di sposarsi in maggio davanti a questa immagine della Madonna del Carmelo, che è originaria come l'altare. Quindi quando noi celebriamo qui e lo sguardo va all'immagine della Madonna, è facile fare memoria per noi di questo avvenimento straordinario che custodiamo.
se mi è lecito, ringraziando anch'io e tutti voi che siete qui, ricordo quando il cavaliere Andrea Rinaldi disse per la prima volta qui: ma veniamo a fare un concerto, vero? E alla mia età, quando sento queste cose, le ascolto molto volentieri, ma anche con un po' di sospetto. E invece ci siamo rivisti altre volte ed è stato fedele. E vi ringrazio molto, molto, lui e voi, tutti voi artisti, il coro dell'Opera di Parma, tutti quelli che stasera godranno, anche perché siamo abituati a quest'ora a ascoltare alla televisione dei dati di decessi, di contagiati, di vaccini. Questa sera, finalmente, l'animo, il cuore è aiutato ad elevarsi e a pensare un po' più in grande, a pensare alla vita, alla bellezza di quello che i grandi di questa terra ci hanno lasciato. Grazie davvero a tutti. Grazie, grazie Don Luigi. Allora possiamo dire che il matrimonio tra l'amministrazione comunale, tra l'idea di Leoni e quella di Andrea Rinaldi, presidente del Coro dell'Opera di Parma, è veramente un matrimonio che funziona, ecco, che ha portato alla nascita di questo concerto. Allora io vi ringrazio, noi così possiamo iniziare il concerto e la nostra serata, grazie davvero. Ed iniziare con Nabucco, perché è questa l'opera che di fatto, dopo un periodo veramente tragico in cui Verdi perse i due figli che ebbe da Margherita, questa donna con capelli castani, occhi chiarissimi, pelle bianchissima che aveva conosciuto a casa del suo mentore e alla quale aveva dato lezioni di pianoforte. Ecco, dicevo, dopo la morte sua e dei figli ebbe veramente un momento di grandissimo sconforto, di grandissima prostrazione. Fu proprio grazie a Nabucco che ritrovò la luce, grazie alla musica e al libretto di Temistocle Solera, eccetera. Per cui partiamo proprio da lì. Allora, dagli arredi festivi, uno dei cori più belli veramente della storia dell'opera italiana, e al quale poi agganceremo anche lo Sperateo Figli, in modo da poter sentire la voce del basso Riccardo Zanellato, che pensate, proprio grazie all'insegnamento, al suo percorso di studi con Bonaldo Giaiotti, il grande Bonaldo Giaiotti, studiò proprio il ruolo di Zaccaria, e oggi Zanellato è veramente considerato uno degli Zaccaria di riferimento, ecco, nel panorama lirico internazionale. Dopodiché andremo con quella che è la... rimaniamo solo con il Nabucco, allora poi ci ritroviamo dopo con i Lombardi. Allora, maestro Rolli, il coro dell'Opera di Parma, e il maestro Roberto Sidoli al pianoforte. A più tardi.
suo poter di essegno entrasse in poter mio un prezioso pegno del re nemico prole pace apportarci può. Beh, è forte il legame tra
Riccardo Zanellato e Busseto e il personaggio di Zaccaria, perché proprio qui a Villa Pallavicino lo ha debuttato nel 2001 dopo il percorso di studi che vi dicevo proprio del ruolo, proprio con il grande Bonaldo Giaiotti. Allora, se da un lato Nabucco è l'opera che ha consacrato Verdi al successo, poi segue I Lombardi. I Lombardi sicuramente è un'opera tra le meno conosciute al grande pubblico, ma è ugualmente molto importante nella produzione verdiana, anche per la sua rielaborazione per il pubblico di Parigi, dove andò in scena poi nel 1847. E lì si capisce da questa partitura, insomma, qual è la cifra compositiva di questo giovane bussetano e il suo temperamento anche artistico e le sue architetture corali così meravigliose. Proprio due cori dei Lombardi sono veramente arcifamosi e sono, e li ascoltiamo adesso, Gerusalemme e O Signore dal tetto natio.
Ci vorrebbe un applauso, ma sicuramente da casa lo starete facendo al coro dell'Opera di Parma, e nel caso lo facciamo noi, così possono anche sorridere, anche tra virgolette dietro le mascherine che hanno portato fino a poco prima di cantare, quasi fosse un ballo in maschera, ma non lo è purtroppo. Insomma, questa è stata un'annata un po' così, speriamo di poter tornare in pubblico, col pubblico in presenza al più presto anche nei concerti. Allora, dopo questo Verdi ancora giovane, diciamo, facciamo un balzo in avanti nel tempo, perché nel 1887 andava in scena alla Scala l'Otello, la penultima opera di Verdi, un'opera ricca di grandi novità rispetto alle opere precedenti. Qualcuno parla del capolavoro assoluto di Verdi, è difficilissimo fare probabilmente una sorta di graduatoria su quali siano le migliori opere scritte dal compositore di Busseto, ma sicuramente questa è tra le più tra le meglio riuscite, ecco, possiamo dire così. Ha tanto impegnato anche i tenori. Allora, di Otello ascolteremo adesso la preghiera di Desdemona del quarto atto, l'Ave Maria, e a cantarcela sarà il soprano Silvana Froli. Poi ascolteremo dal Macbeth il Patria Oppressa. Però, come dicevo, adesso appunto Otello che arriva dopo un lungo silenzio, perché l'ultima opera era Ida, e credo fosse il 1871, ma quando c'è il maestro Rolli che mi guarda mi viene male, perché lui sa tutto, tutte le date, si ricorda molto meglio di me. Comunque, lungo silenzio per arrivare ad Otello, e certamente l'Ave Maria di Desdemona è un pezzo meraviglioso, di grande suggestione. E anche il Patria Oppressa, sicuramente, se non è conosciuto come il Va Pensiero, non è meno suggestivo, assolutamente. Allora adesso arriva Silvana Froli, che circa nel 2000 ha deciso di lasciare la sua attività di corista per dedicarsi all'attività di solista. E lei è di Lucca, e quindi naturalmente è fortissimo il connubio con Giacomo Puccini, con il compositore lucchese, anche per la sua timbrica, naturalmente molto diciamo si addice ai ruoli pucciniani, però in repertorio ha anche diversi ruoli verdiani, tra cui appunto questo. Allora adesso la sentiamo nell'Ave Maria. Silvana Froli. Thank you.
È veramente colmo di desolazione questo coro di profughi scozzesi che poi per fortuna sapranno riorganizzarsi e vincere la loro battaglia. Ma ora torniamo a Nabucco. Torniamo a Nabucco e grazie al basso Riccardo Zanellato e al coro ascolteremo O chi piange di Femmine in belli. Ma dicevamo di Nabucco e purtroppo Margherita Baresi non c'è già più quando Nabucco va in scena e ottiene un grande successo. Purtroppo la giovane sposa di Verdi, che aveva sposato il 4 maggio del 1836, se n'è già andata e, come dicevamo prima, Verdi era in uno stato di grave prostrazione quando l'amico e poeta Temistocle Solera gli porta il libretto di quest'opera, glielo mette in tasca e a un certo punto, insomma, le cronache ci dicono che Verdi esce in questa Milano desolata, notturna, portandosi il libretto in tasca e poi, tornato a casa, racconta lui stesso questo, ce lo scrive proprio lui. Strada facendo mi sentivo indosso una specie di malessere indefinibile, una tristezza somma, un'ambascia che mi gonfia il cuore. Rincasai e con un gesto quasi violento gittai il manoscritto sul tavolo. Il fascicolo, cadendo sul tavolo stesso, si era aperto. Senza sapere come, i miei occhi fissano la pagina che stava innanzi a me e mi si affaccia questo verso: va pensiero sull'ali dorate. Thank you.
Se la terra, Babilonia, l'Australia.
applauso, eh? Non succede niente. Perché insomma è vero, non siamo in presenza eccetera, però insomma un corista è anche uno spettatore volendo, è anche un appassionato di musica e quindi ci sta, poi abbiamo le autorità presenti e quindi ben venga, anche liberatorio. Allora, insomma, adesso c'è un'opera che qualcuno dice che non porti esattamente fortuna, io sono convinta del contrario e quindi non ho nessun problema a pronunciarla per esteso, La forza del destino. Ecco, noi non sappiamo quanto Verdi tra una lezione di pianoforte e l'altra, una lezione di musica, avesse corteggiato la sua bella Margherita, ma sappiamo che da San Pietroburgo lo corteggiarono forse per un anno intero per avere una sua opera al Teatro Imperiale. Addirittura gli dissero: guarda, scegli tu quello che sarà il librettista, tutto, insomma, poteva scegliere qualunque cosa, il titolo, e quindi alla fine lo convinsero e Verdi scrisse appunto La forza per la Russia. Adesso cosa sentiremo di quest'opera veramente monumentale? Grazie alla voce del soprano Silvana Froli ascolteremo Madre Pietosa Vergine, poi avremo di nuovo il coro nel Venite Adoremus e poi il finale dell'atto secondo con la straordinaria Vergine degli Angeli, e qui avremo Zanellato, Froli e coro. A voi La forza del destino. Maestro Rolli, a lei. Thank you.
Periglio vi sovrasti, o per voi giunto sia l'estremo giorno a confortarvi l'alma volerem, pria che thank you.
Allora, lì richiamiamo gli artisti, potete ancora applaudire, grazie. Silvana Froli, Riccardo Zanellato, Carla Tei all'arpa, Carla Tei all'arpa. E Roberto Sido lì al pianoforte. Dove sono gli artisti? Prego, prego. Bravi. Maestro Rolli, il maestro Sebastiano Rolli. Allora, stavo guardando un attimo i commenti che stavano arrivando alla nostra diretta e anzi, a proposito, ringraziamo anche il Service LV Service e tutta la squadra, insomma, che ha permesso la realizzazione di questa diretta streaming. E ci ringraziavano, vi ringraziavano per le emozioni che avete trasmesso a casa. E c'è voglia di questo, diversi lo scrivono, c'è voglia di tornare alla vita, alla musica e quindi... Questo è veramente il merito di questa serata, la voglia di tornare piano piano con le dovute cautele, la sicurezza, ma tornare insomma anche alla musica e alla vita, perché la musica è veramente vita oltre che cultura e tutto il resto. Ecco. Allora, grazie, sarebbe finita qui, ma non so, normalmente in teatro griderebbero bis, 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 lo so perché insomma di concerti col coro soprattutto, ma anche con gli artisti, ne ho presentati tanti e a quest'ora è sempre all'unanimità bis, 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 quindi maestro cosa succede? Bis, bis e quindi cosa si fa? Qui non ci sono le quinte da andare, tornare... Però, vabbè, insomma, però due Foscari ci sono, due Foscari, magari una Barcarola, vediamo, eh? Intanto grazie, poi torniamo. Noi andiamo, poi torniamo. Ci togliamo perché magari siamo inutili per questo, eh? Occupiamo spazio. Thank you.
Eccoli qua. Grazie, grazie a tutti. Grazie al presidente Andrea Rinaldi, grazie al sindaco Contini, al vice sindaco Leoni, grazie al don Guglielmoni. Richiamiamo ancora gli artisti un attimo per l'ultimo saluto. Eccoci. Andiamo qua. Silvana Froli e Riccardo Zanellato. Maestro Rolli. Allora, sembra impossibile, ma ce l'abbiamo fatta e a questo punto verrebbe da dire viva gli sposi, ma soprattutto viva Verdi! Buonanotte a tutti, grazie! All'anno prossimo, forse! Sì! Arrivederci! Buonanotte! The end. Il riso non c'è, non ce l'abbiamo. Neanche la torta. Non dobbiamo fare neanche la torta. Vabbè. Tutti in viaggio di nozze a Milano, anche noi, dai, non so. Come